Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuovo gioco, oggi Survive the Blackout, un gioco che su Steam trovate dal 6 febbraio, il costo è di 10 euro e devo dire che quando io ho giocato la mia prima partita ho detto quanto può costare questo gioco per come è adesso, per 10 euro, e infatti 10 euro costa. È scontato attualmente, però quando vedrete il video lo sconto sarà già finito, però 1 euro in meno, quindi un 10% di sconto, 8,99. Prezzo tutto sommato giusto, mi ricorda molto altri giochi tipo This War of Mine, Sheltered, 60 Seconds. Insomma, la cosa interessante è che qua dalle opzioni possiamo disabilitare i Quick Time Events. Allora lo facciamo in modo da poter vedere effettivamente come funziona il gioco, perché ci sono delle cose We couldn't have anticipated interessanti e this. qui bisogna Now scegliere we can. velocemente. Non 3 months potevamo ago, all anticiparlo, electric nessuno devices were poteva. charged 3 mesi and fa burned. tutti People gli called apparecchi it elettrici the si blackout. sono sovraccaricati e sono bruciati. Le persone la chiamano il blackout. Accidents and disasters that Incidenti e caused a disastri withdrawal of che population, sono no seguiti families or hanno colpito la homes, popolazione. cut off from the rest of the country and unable to find the authorities. All we Praticamente could do was watch our world siamo falling stati apart. tagliati fuori dal resto dello Chaos Stato e vanished. impossibilitati a chiamare le No one autorità. safe. No Il caos one. regna nelle strade e nessuno è salvo, al sicuro, Then insomma. the light appeared Allora, again, a beacon of hope in the dark. una luce Choices made. Stay apparve. here and die. Or try to reach it. Una cosa di speranza, insomma, un appiglio di speranza. La nostra scelta era rimanere qui o morire provando a raggiungere questa luce, questo appiglio di We were speranza, lucky in insomma. entering. We found a doctor and he knew the way to the Siamo light. stati He più fortunati convinced di us that there altri, was still abbiamo hope and trovato took il care of us. dottore e When he sapeva il modo di raggiungere la emerged and luce. he Ci ha reassured that we convinto were che c'era safe ancora and took good speranza e si è notes. preso cura di noi. Quando noi dubitavamo lui ci ha rassicurato con i nervi saldi, insomma, questo è il riassunto This molto generale. morning Questa without mattina abbiamo him, trovato his own life still appeso intact. e It is up to impiccato us to reach the a un light. lampione della luce. What? Bene. Ora possiamo scegliere la difficoltà e il leader. Allora facciamo normale. Possiamo scegliere, alcuni leader sono What? bloccati fino al momento in cui non faremo delle cose. What? Lei è una Good. Yeah. sopravvissuta. Possiamo What? fare, lui è un idealista. E poi si Yeah. va a leggere, insomma, quello che fa. Vediamo. Allora. Ora c'è da leggere, il gioco non è in italiano e spero un giorno lo traducano, però insomma, ora che avete visto questo, probabilmente tanti di voi saranno già andati via, mi dispiace, è interessante e come avete visto sono riuscito a tradurlo, quindi non è un inglese difficilissimo, poi parole famose perché magari poi adesso non si capirà più niente. Allora, qua abbiamo diverse persone, abbiamo la possibilità di vedere la biografia di queste due persone. Abbiamo Boris, abbiamo Alec e abbiamo Anne. Di queste persone possiamo vedere la vita, la sazietà, la stamina e il morale. E vi dico subito in anticipo che la mia prima partita è finita nel modo in cui finirà anche questa. Si sono uccisi tutti, cioè suicidati tutti, perché il morale è sceso decisamente. Quindi abbiamo trovato il corpo del dottore appeso. Ieri abbiamo avuto un clear goal set by the data, trovare il vecchio amico per Frank per ok, oggi abbiamo trovato invece il dottore. Ok, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seppellirlo. Allora Boris, vediamo, dobbiamo seppellirlo. Boris, tu lo conoscevi meglio, cosa ne pensi? Noi dovremmo. Ah, ok, chiediamo a lui direttamente che cosa dovremmo fare. Ok. Ok, lo seppelliamo. Allora, scaviamo facilmente questa terra secca. No, la terra è secca e non riusciamo a scavarla facilmente. Non appena abbiamo fatto, facciamo un minuto di silenzio, insomma, per il dottore. Torniamo in casa. Con il cuore pesante torniamo alla casa. Il dottore
lo zaino del dottore è sul tavolo, e ci ricorda la sua assenza. Dobbiamo muoverci velocemente. Allora, ricerchiamo in casa e vedete che qua parte la modalità che mi ricorda un po' di Svora Online, in cui possiamo andare a ispezionare, non troviamo nulla e qua non troviamo la foto di una famiglia felice, i bambini ridono, gli adulti guardano. Niente, lasciala lì e apriamo anche questa porta e vediamo cosa ci troviamo dentro. Abbiamo trovato un po' di cibo, prendiamo il cibo. Vedete che qua adesso abbiamo preso cibo, qua ci sono le medicine e qui invece ci sono gli energy drink e i mood booster per il... No, io direi che potremmo settare un campo qui. Ah, ok, è già settato, ok. Ci mettiamo al campo e prepariamo per il prossimo viaggio. Ok, a questo punto possiamo parlare. Cosa dovrebbe fare Boris? Parlare con gli altri. Eh sì, perché lui è il leader, quindi direi che... O avevo fatto Alex, che non mi ricordo. Parla per un po', fai qualcos'altro. Allora, aspettate un secondo, che ho un problemino con... Allora, cosa dovrebbe fare Anna? Vediamo, aprire l'inventario. Ah, vediamo. Ok, quello che c'è dentro. Niente, niente, niente. Vabbè, giacca. Equip drop. Anna, mette la giacca, dai. Così almeno la lasciamo tranquilla. E Alex invece parla con gli altri. Mi ricordi mia sorella? Era bella? Sì, ma non la vedo da quando i miei genitori hanno divorziato. Fai qualcos'altro, hit the road e andiamo. Ci sentiamo preparati e pronti a calcare la strada. Ok, e qua si inizia. Oh, attenzione, io vi dico solo questo. Io ho già fatto adesso una partita o due. L'inizio è già totalmente diverso. Bisognerà vedere poi col tempo quanto lo espanderanno, però. Ovviamente, essendo basato principalmente sul testo, io presumo che ce ne sia una mole piuttosto consistente. E il gioco non costa tanto, quindi magari se vi piacciono giochi di questo tipo, può fare al caso vostro. Due strani figuri ci approcciano, un pochino timidi all'inizio, disperatamente provano a iniziare una conversazione amichevole. Ma sembra che abbiano qualcosa in mente. Possiamo derubarli, li ignoriamo, li ascoltiamo, vediamo come va a finire. I due si si illuminano, da una piccola conversazione e presto, diciamo, switchano a parlare di religione con... Per sintesi ci spiegano che il blackout ha origini religiose, insomma, sono dei testimoni. Vabbè. Ascolta, no, non li derido perché potrebbero avere un fucile sotto il mantello, quindi li ascolto. Potrebbe essere interessante. Il blackout ci è stato mandata come punizione all'umanità, quello che dicono loro, insomma. E l'unica soluzione è di seguire il pastore Owens, sotto la sua leadership, lavorare insieme come umanità. Lavorare insieme? Eh sì, ok. Dividiamo il cibo? No, 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 non doniamo niente. Bisogna avere anche la fermezza di dire ogni tanto anche no. Quando vedono che hanno fallito, i due missionari della vecchia fede immediatamente diventano malinconici e vogliono giocare sulla nostra colpevolezza. Nave mi sfugge, vabbè, let's go, andiamo. Andiamo, lasciamoli lì. Notiamo un camion abbandonato, cappottato sulla schiena, al contrario dovrebbe essere. Lo osserviamo un po'. Lo osserviamo per un po' di tempo, ma non succede niente. Sembra un normalissimo veicolo abbandonato. Cosa dovremmo fare? Allora, qua vedete che ci sono le varie persone. Alex, can you open the rear door?
Alex, guarda. Devo stare attento perché con Alex mi parte l'assistente vocale che ho qua, quindi devo fare molta attenzione. Allora, si appresta ad aprirlo facilmente. Dentro c'è una nota con scritto: vai, fai attenzione, papà, ti vogliamo bene. C'è del cibo in scatola che noi mangiamo immediatamente. È bello mangiare qualcosa. Sì, rispondiamo così. Andiamo avanti. Abbiamo mangiato, vedete che adesso è tornato su. Siamo stanchi neanche tanto, però siamo felici. Quindi sta già andando meglio perché io a questo punto ero già quasi morto. Alcuni stranieri stanno camminando lentamente verso di noi. Sono abbastanza lontani e abbiamo una chance di nasconderci da loro. Cosa facciamo? Allora, Sara non l'abbiamo, quindi non possiamo fare questa scelta. Avessimo preso lei, avremmo potuto controllare se erano ostili. Wait and see. No, ci nascondiamo da qualche parte. Camminano dopo di noi. Li possiamo guardare. Si muovono veloci. Facciamo la decisione giusta. Boh, vediamo cosa succede. Abbiamo preso la decisione giusta, vabbè. Ecco qua. Vedo del sangue, quindi no buono. Ok, ci sono tipo degli insetti che buzzano in modo arrabbiato. Vespe, dobbiamo correre. Raccogli qualcosa per proteggere. Non ci colpiranno. Noi diciamo che non ci colpiranno perché io sono fiducioso. Noi ignoriamo le vespe ed è stato un mistero. Ci pungono e alla fine se ne vanno. Controlliamo le punture. Fungiglioni. Quando arriviamo in un posto più sicuro possiamo curarci. Abbiamo pelle irritata dai morsi delle vespe. Dovremmo aspettare del tempo, parecchio tempo, per essere guariti. Niente, non abbiamo medikit, quindi andiamo avanti. I pungiglioni fanno male, ma decidiamo di muoverci. Sì, vabbè. Va bene, andiamo avanti. Sentiamo un grido dalla distanza, da delle rovine distanti. Come dobbiamo reagire? Dovremmo reagire? Qualcuno potrebbe essere in pericolo. Dobbiamo agire immediatamente. L'urlo finisce improvvisamente. Ci sono alcuni termini che mi mancano, ma vabbè, adesso stiamo facendo un video, in caso un dizionario, sono giusto. L'urlo finisce improvvisamente. E riecheggia nelle nostre teste una cosa del genere. Andiamo. Come possiamo dimenticare quella voce? Come possiamo dimenticare quella voce? Vabbè, intanto ce ne andiamo perché ce ne andiamo comunque. Troviamo un giocattolo a metà della in mezzo alla strada. Il giocattolo è abbastanza vecchio e arrugginito, ma sorprendentemente pulito. Cosa dovremmo fare? Cerchiamo il proprietario. Piccole impronte sul terreno ci portano a una buca nel muro. Appena guardiamo all'interno, vediamo una vecchia old stain. Non so cosa sia un old stain, comunque andiamo a vedere che cos'è. C'è una casa, insomma, un vecchio edificio abbandonato. Ok, si entra da qui, esaminiamo questa stanza. La stanza è la porta è bloccata, dovremmo provare ad aprirla. Allora, lui, che non pronuncerò per evitare gli incidenti. Lui dovrebbe essere uno scassinatore, oppure Boy, che potrebbe scassinare. Non abbiamo un piede di porco, quindi li faccio fare ad Alex, che apre la porta, esaminiamo. Non troviamo nulla qui, non troviamo nulla di là. Apriamo l'altra porta, troviamo due armadi, quindi qui non c'è niente, qui non c'è niente. Niente, è andata molto molto male. Non abbiamo trovato nessuno, non sappiamo di chi è quel giocattolo arrugginito. È un miracolo che abbiamo trovato un negozio con alcune risorse intatte. Andiamo. Cioè, in pratica,
non abbiamo trovato niente, ma va bene. Camminando attraverso la nebbia, realizziamo che ci siamo persi. La luce non è più visibile. Dovremmo discuterne. Noi discutiamo un pochino su cosa dovremmo fare. La nebbia è salita, insomma, ed è al limite. Dobbiamo trovare la via, sì. Siamo anche un po' stanchini, forse sarebbe meglio mettere un campo. Boris ha un nuovo perk. Vediamo un po' che perk ha preso. Papa Bea. Sì, non so quale dei due abbia preso comunque. Dobbiamo fare più attenzione. Ok, andiamo avanti. Intanto il tempo passa. Qualcuno ci sta seguendo. Ok, catturiamolo. Le sue intenzioni non sono chiare. Dovremmo provare a seminarlo, ignorarlo o catturarlo. Gli facciamo un'imboscata in un'area chiusa. Troviamo un villaggio abbandonato fuori dal percorso. Sembra essere il punto perfetto per catturarlo. Non è mai venuto. È possibile che abbia capito il nostro piano o è andato. Cosa facciamo ora? Torniamo sulla strada. Niente, non l'ha bevuta. Allora, attenzione. Sento questo battito di cuore, il sangue intorno. Queste cose, queste scelte, io ho disattivato il tempo. Se no, tante volte dobbiamo prendere una decisione o il gioco prenderà una decisione per noi. L'uomo che ci stalkerava di scomparso. Abbiamo sentito. No, allora. Abbiamo la sensazione di essere osservati. Stiamo passando attraverso un villaggio. Abbiamo sentito un rumore improvviso. Era lui? Ok, no, l'immagine non c'entra niente allora. Allora andiamo a vedere. È probabilmente qualche animale. Controlliamolo. Troviamo un passaggio dall'altra parte. Uomini armati ci stanno aspettando. Un altro gruppo ci approccia da dietro e ci blocca la nostra possibilità di ritirata. Sono armati, dovremmo arrenderci. Ci arrendiamo. Non gli do neanche il cibo, ci provo. Non ci fanno niente per qualche ragione. Allora, brutto, ci stavano aspettando. Vabbè, ci hanno portato via qualcosa che non ho... No, ma no, ci hanno circondato. Boh, non lo so, poi sicuramente Ocean Caster vedrà il video e mi dirà che cosa non ho tradotto. Un po' di gruppo di affamati cani ci arriva dai cespugli cresciuti attorno alla strada e ci circondano. Corriamo via. No, gli gettiamo un po' di cibo, perché tanto fame non ne abbiamo, quindi gettiamo un po' di cibo, prendono il cibo e siamo stati fortunati, andiamo via. Sentiamo, allora, appena camminiamo via, insomma, sentiamo qualcosa, un odore folle, di qualcosa di marcio. Evitiamo. No, andiamo lì, dai, tanto in qualche modo bisogna anche morire. La strada ci conduce a una piccola casa abbandonata, una estate, insomma, una residenza. Circondata da spazzatura. Il blackout non ha fermato la produzione di. Va bene, let's go. Ok, siamo stanchi. Allora, siamo arrivati a una stazione del carburante di benzina. È mortalmente calmo. Andiamo dentro, a un certo punto ci dormiamo qua dentro. Il negozio principale è completamente devastato, ma vediamo una breccia sul muro che potrebbe portare più avanti. Forzala e aprila. Ok, non è stato così difficile. Ok, ci guardiamo intorno e diamo un'occhiata a cosa c'è qua. Allora, mi sembra uguale alla mappa di prima. Niente,
Niente, fantastico. Qua è un po' diverso. Abbiamo trovato delle medicine. E abbiamo trovato niente. Possiamo settare un campo qua perché siamo un pelo stanchi. Wait, ok. No, non possiamo settare un campo. Ah no, la prossima. Ok, abbiamo messo il campo qua e dormiamo. Prima non abbiamo dormito, abbiamo fatto una cavolata davvero. Possiamo cercare di rialzare il morale perché il morale ci porta ad ucciderci. Manage resources. Medicine, no, ma tanto non c'è nessuno che ne ha bisogno. Eh sì, medicine. No, io direi di fare lei. Lei è sicura che lei sarà la nostra risorsa. Ok, vedete che si sta curando. Andiamo tutti a dormire. Long sleep, abbiamo bisogno di dormire parecchio. Ci scende tanto la fame e abbiamo assoluta necessità di trovare qualcosa da mangiare adesso, quindi ricominciamo sulla strada. Allora, troviamo dei volantini, un percorso di volantini sulla strada. Seguiamo il percorso. Come abbiamo seguito i volantini, vediamo una borsa insanguinata. Ci guardiamo intorno. Ci sono impronte che suggeriscono che molte persone sono state qui. Ci sono macchie di sangue sulla strada e qualcosa è successo qua. Ok. Niente. Allora, come camminiamo attraverso alcune piccole città, alcuni briganti ci approcciano e da una via laterale ci circondano e ci ordinano di dare tutto quello che abbiamo. A sto punto noi combattiamo, vediamo cosa succede. Noi attacchiamo il gruppo più forte, ma il resto dei banditi ci attacca da dietro. Calci, battuti, insomma, dobbiamo stare forti e essere più saggi in futuro. Ok, Alex ci ha quasi lasciato le penne. Notiamo che qualcuno ci sta seguendo, è ancora dalle ultime 2 ore, e sta arrivando più vicino. Aspetta, aspettiamolo per vedere la reazione. Ci fermiamo e lo aspettiamo. Dopo che ci ha raggiunto, ci parla, dice che è solo un viaggiatore. No, lo rapiniamo perché sto qua non mi piace, qua in un mondo. Noi lo combattiamo e lo sottomettiamo e gli prendiamo le risorse. Dobbiamo pensare prima a noi stessi. Ma c'è poco da fare. Abbiamo preso cibo, perlomeno. E almeno riusciamo a mangiare. Troviamo un cartello inchiodato sugli alberi che ci indica il campo di Frank che è vicino. C'è ancora speranza, andiamo avanti. E il fatto che. Ok, il fatto che il campo è vicino innova la nostra speranza e forza a andare avanti. Non possiamo fermarci ora. Let's go. Sarà come in Walking Dead, dove finisce tutto in vacca. Allora, dopo un'altra curva sulla strada, una casa emerge dagli alberi. Cosa dovremmo fare? Chiediamo a Boris un parere. Ci conduce alla strada. Dovremmo dare un'occhiata. Diamo un'occhiata a questa casa che è molto grande, tra l'altro. Quindi iniziamo dalle parti aperte. Un energy drink, perfetto, quindi possiamo andare avanti così. Niente, niente. Alcuni vestiti. Tra l'altro lei è l'unica che ha la giacca. E qua dentro non troviamo. Ah, un blanket, che non so cosa sia. È un asciugamano, presumo. Vabbè, abbiamo fatto, quindi ce ne andiamo. Possiamo mangiare? No. Possiamo fare.
No, ma siamo ancora abbastanza in forma, quindi ce ne andiamo, insomma, non... Mentre camminiamo sulla strada troviamo una bicicletta rotta e un corpo di un postino che sta riprendendo. Allora, body di un postino, eccolo che c'è posto per te. Dovevamo cercare alcune barrette energetiche, troviamo. Perfetto. E apriamo le lettere. È stato assassinato. Troviamo frammenti di storie, persone che provano a cercare i loro cari o esternare, diciamo, le preoccupazioni del futuro. Non portava solo fogli, lettere, ma anche la speranza delle persone. Li ricorderemo. Andiamo avanti. Watch your bags. Troviamo una fabbrica abbandonata sul nostro viaggio. Il cartello dice che produce alcuni cibo in scatola, un po' di cibo in scatola. Dovremmo andare. No. Di sicuro questo posto è già stato saccheggiato. No, controlliamolo perché non si sa mai. Prendiamo più di tutto quello che possiamo trasportare. Raccogliamo. Cibo, è stato un errore. Vedete che tante volte non c'è neanche la musica che cambia, quindi bisogna proprio leggere. Improvvisamente un gruppo di uomini armati ci tendono una trappola e ci portano via. Ci lasciano andare per alcune medicine. Non abbiamo niente. Il leader non era felice di sentire questo. Sì, poi bene o male alcune situazioni si ripetono, perché anche nella partita che ho fatto prima è successa questa stessa cosa. Probabilmente poi le scelte vanno in modo diverso. Ci buttano fuori dalla fattoria. Almeno siamo vivi. Va bene, andiamo avanti. Vivi, ma non tanto. C'è una piccola città davanti, sembra abbandonata. Dobbiamo cercare in questa città. Cercando, c'è qualcuno che si muove, non è armato. Niente, passiamo oltre. Ci dice di andarcene, gli chiediamo per assistenza, ci rifiuta. Andiamo, non ci sono vantaggi qua, anche perché vabbè, stiamo per morire. C'è un grande incidente. Cerchiamo le car nelle auto. Molte delle auto sono vuote, schiacciate. Il giorno è andato. Andiamo avanti, va. Grazie per prendervi cura di noi. Non preoccupati, ragazzo. Ragazza. Ci sono delle. Un pile di rifiuti. Segui le tracce. I passi fanno il giro delle pile qui di rifiuti. Controlliamo. È un mondo proprio pericoloso. Controlliamo le pile dei rifiuti. Libri, carta, altri libri. E c'è uno zaino intatto. E c'è un foglio, un disegno per mamma. Vabbè. Allora, un gruppo di ragazzi hanno anche dei sassi in mano o il disegnatore non sa fare le mani e fa il pugno, non lo so. Un gruppo di ragazzi appare dal nulla e comincia a lanciarci pietre. No, infatti, bastava leggere, insomma, non disegnare. Stop them, li fermiamo. E lui ha dei problemi a camminare. Piccoli bastardi. Li combattiamo. Almeno siamo vivi, c'è la fase ormai che ci porta avanti. Cerchiamo in questa chiesa. No, una casa, scusate, in distruzione. Niente, niente. Non succede mai niente in casa, però. Non troviamo niente, non troviamo niente. Bene, fine. Andiamo. C'è una collina. Andiamo più vicini. C'è una tomba solitaria. Cosa c'è sulla tomba?
Dovremmo portare a pagare rispetto per queste persone. Facciamo un minuto di silenzio. Vi sto riassumendo perché sennò va per le lunghe. Allora, uno è morto. Lui si è morto. Ha deciso che non c'è un motivo per andare avanti a vivere, quindi lui si uccide. Non ha retto, probabilmente è andato giù il morale. Ed è il motivo per cui lui sta per morire, sia per salute che per morale. Quindi a breve se ne andrà. Infatti se n'è andato pure lui, no? Non riusciamo a seppellirli. Andiamo avanti, lui fa anche fatica a camminare. E andiamo avanti, vedete? Adesso a breve lui se ne andrà pure lui. E morirà. Adesso faccio un po' di scelte a caso, giusto per farvi vedere che a breve lui se ne andrà. Stiamo andando anche in un'altra trama a cercare qualcuno, però credo che... ok, sentiamo i corpi, vediamo un po'. Andiamo avanti, ma tanto lui adesso ci lascia. Allora, adesso io poi non voglio eccessivamente spoilerare, perché magari take il medikit. Ah, possiamo prendere un po' di roba. Non possiamo condividere cibo con lei. Andiamo. Stanno anche litigando, poi adesso let's check it. Entriamo in un edificio. Ok, adesso quello che succede bene o male sono sempre quelle. Prendi la sua pistola. Niente, corriamo. Almeno siamo sopravvissuti. Ci avevamo provato a disarmarlo e ci ha portato via la pistola. Andiamo alle farmland. Ah, ok, abbiamo raggiunto una nuova zona. Siamo stati fortunati perché comincia un altro capitolo della storia. Però purtroppo lui a breve ci lascerà. Cioè siamo morti tutti suicidati. Non abbiamo retto. Abbiamo fatto 294 km. L'ho un po' forzato questo finale, ma perché se no sarebbe andato avanti veramente tanto. E onestamente, io vi ho fatto vedere il gioco, non so dirvi quanto dure. E soprattutto quanta varietà abbia. Quindi questo qui è un po' il dubbio. Poi, vabbè, basta leggere una recensione, insomma, i pareri di altri che ci giocano. Il gioco mi sembra abbastanza intrigante, per 10 euro può essere una cosa interessante. Poi, oddio, se puoi andare in sconto, lo si troverà a 4,99, ancora meglio. Però è una perla indie interessante, assolutamente. Uscita 6 febbraio, 9,99, ogni tanto scontato 8,99. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Survive the Blackout e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!